Mister Galletti, allora siamo giunti a poche ore ormai dalla partita, un'altra partita importante, difficile, contro una squadra che sta facendo benissimo in questo avvio di campionato. Che cosa ti aspetti appunto da questa prova di domani? Ah, mi aspetto, vabbè, sicuramente è una partita difficile, giochiamo contro una squadra che ha fatto 3 su 3 e 7 gol fatti, 0 subiti, quindi sicuramente sarà una partita da interpretare bene, altrimenti si rischia, dobbiamo essere bravi e concentrati da subito. Nella settimana, diciamo, sicuramente avrai lavorato su qualche aspetto che magari non ti era piaciuto domenica scorsa, no? Ecco, come hai visto la squadra e come, si è avvicinata a questo impegno così, così bello e importante? Abbiamo lavorato più che altro su aspetti mentali, perché domenica, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo abbassato troppo il baricentro, ci siamo abbassati troppo e non abbiamo dato un buon segnale a livello mentale di gruppo. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, ci siamo ricompattati e abbiamo affrontato la settimana come tutte le altre precedenti, quindi sono soddisfatto. A dimostrazione che il livello del campionato di Serie C si alza, no? Sempre affrontate una squadra che lo scorso anno è stata in lotta per la salvezza praticamente fino alla fine, pronti via, inizia la stagione dopo aver magari cambiato anche qualcosa all'interno del gruppo, però una squadra che fa, come hai detto tu, 3 su 3, no? Questo vuol dire che il livello della Serie C rispetto anche allo scorso anno si è alzato. Intanto non è la stessa squadra dello scorso anno perché comunque hanno investito e hanno fatto degli acquisti anche loro e comunque già lo scorso anno avevano cambiato il trend, soprattutto il giro di ritorno, sì, è vero, si sono salvati all'ultimo ma avevano fatto un giro di ritorno buono e come ho detto poi stagione nuova, anno nuovo si ricomincia.